come si dice, incorporare, anzi scusa, il salmone che deve incorporare la panna, e quindi insomma io gli do una mano, ecco, gli do una mano con un cucchiaio, mescolando così il calore si espande uniformemente in tutta la padella, ecco, assolutamente, tutta la sostanza. Ma insomma, quindi ne vedo di programmi, voglio dire. Pronto, buongiorno, chi abbiamo in linea? Andiamo a sentire chi è. Pronto, buongiorno Fulvio, qui è da Rimini col sole. Oh, il nostro Cesarino Gori, mitico Cesarino, come stai? Da Rimini col sole? Voglio sperare che la gentilissima Annalisa si ricordi di me, perché era una grande... sì, me lo ricordo, ciao caro, come... Cesarino. Ok, ok. Che soddisfazione. Come stai? Come stai? Bene, dai, adesso è tanto che hai sentito dire che eri lì presente da Fulvio, dico io sto a casa perché voglio vederla. Oh, grazie caro, sei sempre gentile, lo sei sempre stato, carinissimo, educato, sempre. Poi, grazie. Il tuo sorriso non lo dimentico, ho tante fotografie di te e ogni tanto le sfoglio. No, ho capito, stavo scherzando, dai, un po' di ironia ci sta. Grazie. Vabbè, e tutte le fotografie ce le ho anch'io. Ho un cassettone enorme dove conservo tutto, ogni tanto vado a riguardare e ogni tanto mi ricordo anch'io di quei momenti meravigliosi passati insieme. Grazie Cesarino. Di quel giovane che ha fatto le fotografie con te, ecco. Ma va là che sei un giovanotto. Grazie. Va bene, vi lascio la vostra trasmissione, complimenti bellissimi. Grazie. Un piacere. Grazie. Ti saluto, ciao Fulvio. E ciao, a prestissimo. Ciao Cesarino. Grande piacere sentirti. Ciao. Allora, la nostra Valentina ci sta dando informazioni su Sofia, sta bene nella pancia della mamma ancora, si fa attendere. Cara, ma si vede che non è il suo momento, quando sarà ora, allora, no, meglio di loro. Sì, questa qua insiste su questo numero. Pronto, buongiorno! Pronto? Sì, chi è? Voglio salutare l'Annalisa. Chi sei? Sono la Franchina. La Franchina ti saluta, Annalisa. Ah sì, la Franchina, digli che guarda che vieni qua con me un attimo, dai, vieni qua. Sì, qua Franchina. Franchina, guarda che ciao Gioia, ciao, guarda che ho finito i tortelli, Cioè, giusto. Adesso quando arrivo con i tortelli. Va bene, ecco, allora ti aspetto, li aspetto. Dimmi e ti aspetto. Quando che vengo anch'io, va bene. Ce n'è per tutti. Ciao. Va bene, glielo dico, ciao, grazie. Ciao, buona giornata. Ciao Franchina. Ciao Gioia, ciao. Un'altra telefonata, arriva. Posso stare qua? Mi hai messo là in un angolo. Voglio mettere... Vai a prendere... Vado a prendermi dopo un cuore. Vai. Vado io, dai, un secondo, tanto guarda. Pronto, buongiorno, tu rispondi anche se prendi. Sì, buongiorno, sì. Con chi parliamo? Pronto? Pronto, ciao Elisa, sono la Liliana di Sorbolo. La Liliana di Sorbolo. Ah, sì, la Liliana di Sorbolo. Ciao cara. Come va? Ciao. È un'ora che sono al telefono per chiamarti. Che miseria. Beh, finalmente ce l'hai fatta. Finalmente ce l'hai fatta. Ciao, bellissima. Cara. È ora che ti faccio vedere. È ora, anch'io l'ho detto. È ora che mi faccio un po' vedere. Fulvio. No, è ora. Cosa fai? Io le ho detto, Fulvio. Sempre nascosto in ufficio, Annalisa, dai. No, Giorgio, tu intervieni quando è pronto? Ti mando un bacione. Grazie cara, anche a te. Ti saluto, salutami il tuo Ometto, tutti quanti, un bacione grande. Non mancherò, grazie. Ciao. E a prestissimo. Ciao Liliana, un bacione grosso a parte degli amici di Fontanellato e Fontevivo, a presto. A tutta la compagnia, va bene. Ci facciamo un'altra bella canzone. Dai. Oh, gira per lo studio, ormai hai preso confidenza. Ma gira, sì, vai a cantare insieme a Giorgio. Com'è? Sto facendo impazzire i registi, sì, scusatemi. Va bene così, non preoccuparti perché noi siamo dinamici. Chiedo venia. Cosa c'entra l'americana, Gianni? L'americana oggi è... c'ho la cravatta alla Trump. Football americano. Ah, football americano, esatto. Ah, il football. Telefonata. Telefonata. Rispondi tu. Pronto. Sì, padrone. Buongiorno.
Pronto, sono Bonantini. Oh, immancabile lo scultore. Tommaso. Come ciao, stai? Tommasone. Portami i saluti a Marco Dazzi. Come no? Tanto lo vedi, ciao, tutti quando... i giorni. Senza meno, eh? Ciao, saluto a tutti, ciao. Va bene, grazie. Ciao Tommaso, grazie. Ciao. Allora, stop alle telefonate, riprendiamo dopo questa canzone che si chiama... Lui, dai, il mio amore è lui, sempre lui. Parti pure Gianni, voglio sentire questo inizio. Parti perché c'è una bella introduzione musicale. Eccola qua. Ah! Lui. Lui, il mio amore è lui, la mia vita è solo lui. Non mi importa se devo soffrire, ma solo vicino a lui batte forte il mio cuore. Io, tra le braccia sue, le sue labbra sulle mie, e puoi fare ancora l'amore. Se un giorno dovrà finire, sento ancora il suo profumo che tormenta l'anima, non mi fa vivere. Quasi gli telefono, dai, faccio il numero che suona lì. Amore, un minuto e per dirti ti amo, senza te non resisto. Ci vediamo questa sera, amore, non vedo l'ora, torna presto. Porta ancora là, nei suoi occhi blu come il mare. Lo so, mi tradisce, ma poi sa farsi perdonare. Ma questa notte noi ci incontriamo e poi la passione ci fa volare. Vedrai che non finirà, questo è il vero amore. Sento ancora il suo profumo che tormenta l'anima, non mi fa vivere. Quasi gli telefono, che hai fatto il numero
Giovanna lì, sì, va bene, allora va bene. Va bene alle 9? Va bene, alle 9, 9 e un quarto. Facciamo presto. Dove vuoi? 9 e un quarto. 9 e un quarto ti aspetto. Se arrivi prima, aspetti tu. Oh, quindi. Brava, brava la nostra Annalisa, questa era la canzone. Questa era lui, successo. Sì, sì, una tu canzone. La cantavi già. Io la cantavo nelle serate di Omar, sì. Ma non ci torni con lui? Ma ogni tanto, no, anzi, assolutamente. Ma tu adesso, quindi, se qualcuno ha. Ha voglia di sentirti cantare, magari ti chiama, tu arrivi, sì, serata, sì, sì, ti fai queste canzoni che ci stai cantando. Certo, chi fosse interessato, quindi un piccolo spot. Annalisa è disponibile per fare un bel ospitaggio, tanto ci sono dei tuoi colleghi che lo fanno già, giusto? Certo. Quindi è un'occasione anche per te di farti rivedere, hai un sacco di pubblico che ti segue, quindi è giusto che tu vada in giro. È giusto. Nelle serate, quindi chiamate. Certamente, quindi chi fosse interessato, quindi gestori di locali, organizzazioni di feste di piazza, se siete interessati voi potete fare una bella ospitata, sicuramente. Tanto ti autopresenti perché sei una brava presentatrice. Mi sono economica, nel senso. No, nel senso vabbè, che. No, ci sta, anche questo è importante. No, scherzi a parte, se siete interessati a me ovviamente fa molto piacere, potete fare riferimento o ai numeri di telefono del nostro ufficio, quindi di Omar, inteso come ufficio 0383 74316, oppure se siete insomma in confidenza con l'impresario Fausto Troglio, quindi l'impresario di Omar, potete chiedere anche direttamente a lui. Comunque fate riferimento voi Omar, Annalisa. Bene, allora adesso faremo una cosa, manifesto di Annalisa Dalla. Sì, lo stiamo preparando. Poi magari sotto in qualche occasione ospite Omar Codazzi. No, questo è proprio un'utopia enorme, però sogna. No, ci mancherebbe, anzi capiterà ogni tanto di andare anche con nelle serate di Omar, sicuramente capiterà, però tornare come cantante non me la sentirei più, ma perché è faticoso, l'hai fatto per tanti anni. Adesso tutt'altri impegni, sempre legati a lui, alla Dele, insomma tutto quello che è l'organizzazione di Dolce Omar, Aurora. Dolce Aurora, e, insomma gli impegni sono diversi. Insomma, la vita è cambiata, però il contatto c'è sempre, questo è importante e basta. Poi. Perfetto. L'importante è quello. Allora, okay. Torniamo in cucina. Andiamo in cucina. Perché la nostra Giorgia deve cuocere la pasta. Hai bisogno? Andiamo. Allora, guardiamo, aspetta, sentiamo, perfetto, questa è la consistenza dello, secondo me è la consistenza dello zafferano. C'è scritto, ho sporcato la cosa. Che cosa? È la, come si chiama, la piastra. La piastra. C'entra niente? Un pezzo di carta. Assaggio? Sì, assaggio. Fulvio, non sai cosa ti perdi. Non mi perdo niente perché dopo vengo a sentire. Dopo, se ce n'è ancora, gli chef devono assaggiare. Devono assaggiare. Gli assaggi diventano un po' abbondanti. Buono. Buono, sai, vai. Vado. Vai. Zafferano, allora, bustina di zafferano, gli diamo questo colore. Una bustina. Con questo, che gusto ha lo zafferano? Che io sinceramente... No, non lo so, sai. No, ha un gusto che particolare. Che altro colora? Colora lo fa diventare molto giallo, giusto? Lo fa diventare giallo. Con lo zafferano di solito si fa dei gran risi. Riso. Dico bene. Là in fondo, qua, riso, zafferano. Salmone e zafferano, sono molto curioso di sentire. Vedrai, guarda, già il colore, sì, una, secondo me. Io direi me, che una è sufficiente. Una è sufficiente, sai. Una bustina? Una bustina, sì. Una bustina, dai. Okay. Secondo me è ottimo. Poi possiamo dire una cosa? Quello che vuoi. Fulvio, abbiamo giustamente un aiutino, un rinforzo. Che se in caso non dovesse venire bene questa ricetta, noi siamo preparati per mangiare lo stesso a mezzogiorno. Assolutamente, perché qualcosa devo... nello stomaco dovremmo metterlo, quindi... Sì, infatti, vedi, è anche quasi un po' offensivo, secondo me, che uno ti porti da mangiare perché se vuol dire che non sei... No, adesso scherzo. No! Sto scherzando, ovviamente. Però... Dai, mi piace il tuo umorismo, bello, no, bravo. È offensivo, no, bravo. Perché nel senso che significa che magari uno dice, ma io porto... No, adesso parte gli scherzi. No. Luciano e tutta la compagnia sono sempre
come dire, estremamente ben disposti sempre. Tutte le sere quando anche vengono a trovarmi, e capita spesso che arrivano sempre con i rifornimenti. Ecco, ecco, quei rifornimenti lì non sono niente male, garantito, garantito, assolutamente. Grazie. Vabbè, quindi dopo noi avremo delle lasagne che vi faremo vedere, perché anche la presentazione delle lasagne ci vi spiegherò io come sono state fatte. Come sono state fatte le lasagne? Dopo, ma a me basta mangiarle, a me basta mangiarle le lasagne, guarda. Metterei... 5 minuti. 5 minuti pronte. E sono pronte, ovviamente. Ci si mette 5 minuti. Dimmi, mettiamo la pasta, buttiamo giù la pasta. Mettiamo. No? Hai già messo il sale? No. Wow! Allora. Sta bollendo? Sì. Sì, 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 bolle come? Io mi sto anche bruciando, però ok, vai. Ma giusto poco, perché secondo me il salmone è già salato di suo, ha già il suo. Esatto, cosa? Mentre tu butti la pasta, che è un'operazione molto semplice, ne approfitto per ricordare. Vai. Per ricordare che il comune di Moretto, il Teatro del Fiume, propongono una serie di rassegne di teatro comico a partire dal lunedì 23 gennaio con Michele Riondino, Teatro del Fiume. E lo spettacolo si chiama Angelicamente Anarchici, Don Andrea Gallo e Fabrizio De André. Beh, questo non è più uno spettacolo comico, è una drammaturgia di Marco Andreoli. Perché poi successivamente seguiranno Giobbe Covatta e Denzo Iacchetti, in questo momento molto, diciamo, popolare per presentare Strisce la Notizia, Matti da Slegare, tutto questo la sera di San Valentino, martedì 14 febbraio. Bene. Giobbe Covatta e Denzo Iacchetti, per non parlare poi 23 febbraio, sempre al Teatro di Moretto, con Paolo Cevoli. Anche questo spettacolo comico divertentissimo. Annalì, spiegami mo, che succede? Dimmi, allora abbiamo... Vai Giorgia, spiega pure. Abbiamo messo lo zafferano, abbiamo messo il sale nell'acqua e buttato la pasta. Adesso aspettiamo che si aspettiamo cuocia. Tempo di cottura. Mi raccomando, pasta sempre al dente. Lo sai che ci vuole una leggera pressione degli incisivi. Va per, bene. Mi raccomando. Allora la tiriamo via un po' prima. Sì, 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 adesso vuoi tritarti un po' di prezzemolo? Sì, intanto taglio un po' di prezzemolo. Che gli diamo un po' di colore. Un saluto da Annalisa, sei una grande, ciao Alida e Barbara da Ravenna. Oh, ciao Alida. Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Vieni qua con me. Sì, sì. Sei stufata, richiamate pure. Ha detto, richiamate pure. Ma no, non è buongiorno. Tanti saluti ad Annalisa e Giorgia, da Alex, Mirella, Franchino è laureato. Un saluto anche ai quattro nascosti. Alex Colli. Grazie. Ciao Alex. Ciao. Bacio grande a tutti. Ciao, 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 ciao. Bacio grande. Non usi la mezzaluna, Giorgia, no? Sei abituata col coltello? Sì, anche col coltello. Te l'ho è meglio detto, la mezzaluna? È una cuoca... fai da te. È delle... Beh. Sì. Cioè, sei sparita. Dove è andato a finire? Inquadra? Cucù. Dov'è Giorgia? Ciao. Cosa stai cercando? Hai bisogno di una mano? La mezzaluna stavo cercando. L'hai la detto? Mezzaluna. Quella lì era... Non era una canzone... No, era la... Se no col coltello ce la facciamo lo stesso. Com'era già quella? Rispondi al telefono mentre cerco. Sì, pronto. Eccomi. Pronto, sono Fulvio. Ciao, da Loia. Sì. No, Lore! Sì, ciao! Ah. Ciao Lore, com'è? Tutto bene, grande, ci vogliamo tutti bene! Cari! Un bacio alla Giorgia e un bacio a Salvatore! Grande, Salvatore! Salvatore, ti mandano i saluti dalla famiglia Codazzi, la Loredana, la mamma della Deli. Loredana, Lori, come stai? Scusa, non ho trovato la mezzaluna, ero qua in ricerca. Le ha messo la pulce nell'orecchio. Lori, come va? Ci stai seguendo su facce bocche? Tutto bene, dai un bacio alla Elena da parte mia. Aspetta, sì, insomma, glieli do abbastanza spesso. Gli ho dato più di uno. Gli ho dato più di uno. Lori! Come sta la tua figlia e il tuo genero, si chiama? Sì, no, genero. Molto bene. Stanno ancora... dormendo? Sono... Sì, sì, sì. Stanno ancora dormendo, vabbè, niente. Sì, sì. Se si svegliano prima della mezza... Fai pure. No, io avevo paura di muovermi. No, ma qua stiamo facendo diventare matti e resiste il cavolo, non c'è problema così. Lori! Okay. Ciao Lori, grazie. Grazie, ci vediamo oggi. Ciao. Ciao Lore, grazie. La mezzaluna non l'abbiamo lo trovata. Lo so, perché vedi, queste cose non devono essere fatte in dentro. So che c'è, ma qua secondo me... qua sotto c'è un eccola. Casino. L'hai trovata? Ma vedi, ste donne.
Ma sotto c'è un casino, ma bisognerebbe che qualche donna che è esperta di cucina. Ci vuole il naso, ci vuole il naso. Io ho il naso per... Ci vuole orecchio invece per farla cantante. Allora, a mezz'ora, guarda come... Vedi? L'hai già usata altre volte, vedo. Sì, che... sì, poi ho il fidanzato che mi sgrida se non so usare la mezzaluna. Ma... Come si chiama il tuo fidanzato? Simone. Simone? Cosa fa di bello nella vita? Lavora. Vabbè, cioè, no, meno male. È importante avere un lavoro. Fa il disegnatore progettista. C'è una telefonata. Telefonata, vai. Ah, io rispondo, non voglio interrompere. Pronto? Pronto, pronto? Pronto, ciao carissima. Ciao, caro. Sono Musiani di Calderara. Non so se ti ricordi, io ho fatto 50 anni, 3 anni fa cesenatico. E tu hai letto il bigliettino del pulmino delle Oche Morte. Oh, ah, ecco, mi ricordo. Non puoi ricordarti tutto. Sì, te lo giuro, perché mi aveva colpito questo biglietto, questi 50 anni, questa ricorrenza, quindi questi auguri da parte di tutto il pulmino delle Foche Morte. Foche Morte? Io ci sono rimasta, ho detto, ma siete sicuri? Sì, sì, è giusto, Foche Morte. E ho iniziato a ridere e mi è rimasta impressa. Come state? State bene? Sì, siamo tutti bene, ci vediamo volentieri. Molto piacere. E ti salutiamo, sono qui in Fulvio. Grazie. Sono il baffo dell'Itaca. Grazie caro, un abbraccio a tutti, saluto a tutti. Ciao. Ciao. Vabbè, vieni a dirle la battuta proprio. Dai, dai. No. Dai, ormai l'hai detta. È come se l'avessi detta. Sì, ma... Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Chi è? Chi è che parla? Sono Vitto. Vitto, ascoltaci dal telefono. Vitto, da dove ci chiami? Vi chiamo da Piacenza. Ciao Vitto, di pure, parla pure. Ciao Vitto. Vorrei salutare la cantante, che forse non si ricorda di me, ma... Ecco, Vito non me lo ricordo, sono sincero. Ricordare alla cuoca sì, che quando si mette lo zafferano prima bisogna diluirlo in acqua tiepida. Ah, ecco. Questo non ce l'ha detto Zago però, Zago non me l'ha detto. L'ho visto fare ieri, giustamente, vero? Diluirlo in acqua tiepida, che chiede... No, vabbè. Va bene, facciamo finta di averlo fatto. Sì. Cosa cambia nel sapore? Grazie. Perché se lo diluisci in acqua tiepida diventa giallo. Beh, perché questo non è diventato giallo. È diventato vero, giallo. C'è la telecamera. Sì, adesso arriva. Guarda. Perché questo di che colore è? Vai a pieno schermo, Gianni. Questo di che colore è? Non è certo né verde, né rosso, né blu. È un bel giallo. O un marrone chiaro. Più giallo. Diventava più giallo. Vabbè, diventava più giallo. Seguiremo. Comunque, grazie del consiglio. Cuoca. Va bene, per la prossima volta seguiremo il consiglio. Grazie, Vito. Grazie di cuore. Vito, ciao. No, grazie. Immagino. Ciao, Vito. Grazie ciao, al Vito. Consiglio. Sono le 10.36, siamo in ritardissimo, no, mentre qua c'è la pasta, per la pubblicità. Ah, ok. Qua, controlla che non vada giù di cottura. No, è colpa mia, vai tranquillo. Quanti minuti sono qua di cottura? 14. Guardami, 14. Ma anche 14 o 13. Facciamo ultima telefonata, poi Gianni preparati con la pubblicità che dobbiamo parlare del Redas, dobbiamo parlare di tante altre cose che vi aspettano. Sì, pronto, sì. Buongiorno. Buongiorno. Con chi parliamo? Sono Fiorenzo di Vignola. Ah, Fiorenzo di Vignola, certo che questo me lo ricordo perché l'ho sentito anche ieri per telefono. Ah, sì, ci siamo sentiti. Un saluto particolare, un bacio e un abbraccio anche dalla Giuliana e Ovidio di Carpi. Ah, ecco, Giuliana e Ovidio, salutameli tanto, anche la Elena, mi raccomando. Un bacio grande certo. A tutti, grazie. Ciao Annalisa, saluto Fulvio e quella signorina lì che ho conosciuto alla festa del Di Natale. Sì, è vero, al pranzo di Natale. C'era anche la Giorgia, c'ero certo. Anch'io. C'ero anch'io. Ma non vi siete, voi vi siete presentati oggi? No, ci siamo presentati oggi. È la festa, aspetta, salve, complimenti. Ah, Giorgia, salve. Piacere. Ciao Fiorenzo. Ah.
Ciao Fiorenza. Ciao. Allora, stop un attimo il telefono, andiamo a pubblicità. Prima vi voglio ricordare che domenica, dopo domani, a partire dalle 9 del mattino, a Pratisolo di Scandiano, che è qua vicino, c'è una manifestazione che si chiama I Grassol ad Pretzol. Cioè, sai cos'è il graziolo? No, no. Il cicciolo. Ok. Il cicciolo, okay. Detto anche in dialetto... Grassol. Grassol, perché grasso, è fatto di grasso. Grasso, certo, certo. Quindi in italiano diventa il graziolo. Il graziolo, eh beh sì. Allora, lì si comincia, no, c'è una gara fra i produttori di ciccioli. Al pomeriggio ci sarà la premiazione dei più buoni, potrete pranzare, cenare, perché quest'anno la manifestazione si svolge a coperto negli edifici dell'ente fiera di Scandiano. Quindi andate lì e vedete se ci sarà un profumo che gira. Comunque la manifestazione, la 10ª edizione, si chiama I Grassol ad Pretzol. Non so se in dialetto l'ho detto bene, comunque avete capito. Ci sono anche giochi per bimbi, c'è animazione, c'è tutto quello che vi può interessare. Wow. Una bella domenica pomeriggio a Pratisolo di Scandiano. E quindi adesso andiamo con la pubblicità, andiamo a vedere che cosa succede a Redas di Montecchio, perché questa sera il si balla Redas a Montecchio.